Ecco la ragione dell'annullamento dell'evento dedicato a Michele Placido. Questo biglietto che quando gli estimatori dell'artista, attirati dalla promessa di avere l'occasione di conoscerne i lati meno noti, si sono trovati in mano, li ha lasciati perlomeno perplessi. Dietro il tagliando c'era un santino di un candidato alle prossime regionali. Voi siete andati a chiedere spiegazioni? Certo, certo. La prima cosa che abbiamo fatto, ci siamo recati presso il multisala, abbiamo chiesto delle spiegazioni, però dovevamo metterci in contatto con la società che gestiva la pubblicità all'interno del multisala. La società che gestisce la pubblicità che cosa vi ha detto? Ci ha detto che essendo loro gestori della pubblicità potevano fare quello che volevano. E siccome noi... Questo candidato aveva pagato, è chiaro, per questo. Sì, è legittimo che il candidato possa fare pubblicità, però su un biglietto di un evento teatrale o cinematografico io credo che debbano prima chiedere alla persona. Perché... Comunque, quello che è certo è che Michele Placido non ha gradito. Beh, questo è chiaro, perché si creerebbe anche il precedente, perché Michele Placido non è un artista locale, perciò fa degli spettacoli in Puglia, è nazionale e internazionale. Niente di più facile che Roma, Milano, Torino, qualche altro candidato potesse chiedere, guarda, l'hai fatto a Bari, adesso ce lo fai pure a Milano, a Torino e alle altre parti, avremmo creato un danno al grande artista Michele Placido. Intanto un danno c'è. Chiaro. Non vorremmo creare in più imbarazzi o disagi a persone che vengono da fuori Bari per vedere l'evento di Michele Placido, che purtroppo, ripeto, per questa questione di un candidato noi siamo stati costretti ad annullare